Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi che cosa ho ricevuto quest'anno a Natale. Non che gli altri anni siano stati scarsi o deludenti, ma quest'anno in particolare ho ricevuto dei regali stupendi che soprattutto non mi aspettavo, quindi sono super super contenta e quindi ci tenevo a condividere questa mia gioia con voi, non per vantarmi o ostentare quello che ho ricevuto eccetera, ma appunto per condividere qualcosa di bello, visto che soprattutto se mi seguite su Instagram o avete visto gli ultimi video qua sul canale, sapete che l'ultimo periodo, gli ultimi mesi sono stati molto molto difficili per me, molto tristi, bui, pieni di imprevisti più o meno grossi, quindi il poter un attimo staccare, tornare qua a casa dai miei con tutti i gattoni e poter passare assieme le feste e condividere insomma un po' di affetto, di gioia e appunto qualche pensierino mi è stato di grande aiuto per risollevare un po' l'umore, ricaricare le energie. Però cominciamo con i regali. Inizio con i regali per la casa che abbiamo ricevuto io e Mr. Cibi da parte dei miei. Il primo è una coperta super super morbidosa che io ho lasciato ancora imballata perché è più comoda da portare via. Sembra quasi una pelliccia, ma ovviamente non lo è, nel senso che ricorda un po' il pelo tipo di coniglio, come pattern, come insieme di colori, insomma sembra una di quelle coperte che si trovano nelle baite, avete presente le pellicce che si trovano in queste baite di legno davanti al camino, non so, mi ricorda molto quello. E poi all'interno invece è bianco e ha una, diciamo, consistenza diversa rispetto all'esterno. Io sono molto molto freddolosa, quindi i miei mi conoscono bene, la userò un sacco questo inverno, anche perché fa molto freddo a Milano. Sempre per la casa abbiamo ricevuto poi un set di tovagliette. Ve ne faccio vedere una a forma di foglia. Le foglie sono in realtà tutte diverse, cioè la foglia di loto, la monstera, quest'altra foglia qui. Sì, non conosco ancora tutte le piante, ma ci sto lavorando su e sono tipo color oro, però abbastanza freddo, non è oro giallo. Sono colorate su entrambi i lati e sono, boh, non so, tipo leggermente squishy. Il prossimo regalo non so come farvelo vedere perché è molto grande e molto molto pesante. Ci provo, ma non prometto nulla. Ed è praticamente un set di piatti. Qua li potete vedere, non sto a tirarli fuori perché di nuovo sono super imballati e sono più comodi da portare in giro, cioè portare in giro, portare su a casa mia in questo modo. Comunque è un set di piatti, alcuni con questa trama bellissima, con questo pattern. Ci sono, se non sbaglio, i piatti piani e quelli da dessert, così decorati, bellissimi, e i piatti invece fondi sono a tinta unita. Sono veramente bellissimi. Io per casa mia ho soltanto dei piatti bianchi, semplicissimi. In realtà sia i piatti che le ciotole, c'è tutto molto molto basico e semplice, che è praticamente il punto di partenza perfetto secondo me. In pratica negli ultimi anni mia nonna, tutte le volte che ci vedevamo, mi lasciava appunto i piatti, i bicchieri, le posate, le ciotole e le padelle eccetera eccetera eccetera, perché negli anni insomma si vede che ha collezionato queste cose e man mano appunto me le lasciava in preparazione per quando sarei andata a vivere per conto mio. E quindi diciamo che la base ce l'ho ed è perfetta. Tra l'altro sono dei piatti bellissimi, anche se molto molto semplici, però un tocco di colore mi serviva assolutamente. Poi secondo me sono piatti belli sia da occasione, perché sono stupendi da vedere, poi sono anche abbinati come vi dicevo e vanno in contrasto col piatto invece fondo che ha tinta unita, ma anche per cambiare un po', per non avere sempre il piatto diciamo monocolore. Sempre per quanto riguarda il fronte casa, ho ricevuto poi delle tisane da parte di mio babbo con la canapa. Sapete che io sono una grande amante di infusi, tè, eccetera, quindi sono stata molto contenta perché queste sono tisane che si possono bere anche la sera, quindi a differenza del tè che è invece più stimolante, posso berlo veramente sempre. C'è ai frutti rossi che ho già assaggiato ed è molto buono, molto delicato, frutti tropicali, c'era anche mele e cannella e alla pesca. Assieme alle tisane poi mi ha regalato anche questo barattolo stupendo in
penso sia porcellana, e ricorda tantissimo uno di quei vasi che si trovavano tantissimi anni fa nelle farmacie, e poi anche delle carte da gioco, queste sono quelle romagnole illustrate, sono diciamo le classiche carte da briscola, non giochiamo spesso io e Mister Cibi, c'è da dire, però a me piace tantissimo giocare a carte, quindi è stato un regalo stupendo. Sempre per la casa, gli zii del mio fidanzato ci hanno regalato un orologio da appendere al muro con il pendolo della Thun. Anche questo ovviamente l'ho lasciato imballato, però vi faccio vedere il corpo principale. Eccolo qua l'orologio da parete, classico classico, molto bello. Infatti in casa non abbiamo un orologio, e poi da parte c'è anche il suo pendolo. Diciamo che si potrebbe considerare per la casa anche il prossimo regalo che abbiamo ricevuto, che avevamo intenzione in realtà di prenderci questo autunno con il Black Friday, speravo in qualche offertona, ma ovviamente tutte le volte che cerchi qualche cosa e che magari ti serve in sconto non va, e quindi per una cosa o per un'altra abbiamo rimandato, poi sono successi degli imprevisti, avevamo altre spese, quindi abbiamo detto aspettiamo magari Natale, l'anno nuovo eccetera, ma i miei mi hanno fatto questa bellissima sorpresa e ci hanno regalato la Switch. Io sono troppo troppo contenta, perché erano anni che non mi prendevo una console nuova con cui giocare. Io sono una grandissima grandissima amante del Game Boy e il Nintendo DS, il 3DS eccetera eccetera, ho sempre avuto le console diciamo portatili, e già quando era uscita questa, che è sia portatile che appunto per giocare, che so, con altra gente, la si attacca alla TV eccetera, la volevo un sacco, ma ovviamente non è una cosa super super economica, e niente, sono contenta come una bambina, perché in parte sono tornata bambina. All'interno di questa confezione, oltre alla console, c'era anche il gioco di Mario Kart, che a me piace da morire, ci abbiamo già giocato ovviamente con mia sorella, mio fidanzato eccetera, ci siamo divertiti un botto, anche se a volte va un po' a arrabbiare. Però vabbè, a parte questo, sono veramente super 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 grata e fortunata. Sempre collegata alla Switch ovviamente, mia sorella mi ha regalato Pokémon Spada. Io infatti la Switch la volevo recuperare quest'autunno in particolare, perché doveva uscire il gioco nuovo dei Pokémon, e io, fan praticamente numero uno di Pokémon, ho tutto quello che si può immaginare, vabbè. E io ero rimasta che quest'autunno dovesse uscire anche il nuovo gioco di Animal Crossing, che invece ho visto uscirà soltanto a marzo, però appunto sono fra i miei giochi preferiti in assoluto, visto che sarebbero usciti per la Switch, quindi volevo recuperarla per questo motivo qua. Sempre collegata alla Switch, i miei ci hanno regalato anche Monopoly. Soprattutto durante le feste io impazzisco per i giochi di società, mi piacciono tantissimo, anche se magari c'è poco tempo in casa, non siamo mai abbastanza per giocare effettivamente a qualcosa, perché ad esempio giocare in due a Monopoly non è proprio il massimo. Ovviamente nella casa in cui siamo adesso non abbiamo nulla, soltanto Battaglia Navale, che ok, giochiamo in due perché è per due. Diciamo quindi che serviva qualche gioco in casa, e sono molto curiosa di vedere poi come sarà, perché lo devo ancora provare Monopoly. Parlando di giochi di società, Mister Cibi mi ha regalato Cluedo di Game of Thrones. Anche qua a noi piace tantissimo Game of Thrones, ci piacciono anche i giochi di società, e in particolare Cluedo mi piace molto. Qua a casa dai miei abbiamo la versione classica del gioco, e come vi dicevo, in casa nostra non abbiamo giochi di società, quindi mi ha fatto super piacere questo regalo, che tra l'altro abbiamo usato subito, ci abbiamo già giocato, ed è molto molto bello, non solo perché si ispira vabbè alla serie di libri, la serie TV eccetera, quindi le armi, i personaggi, il tabellone, gli indizi, cioè tutto è a tema, ma appunto il tabellone è composto da due parti. Si può quindi giocare da un lato e dall'altro, e in base alla location ci sono anche personaggi diversi, quindi è come avere tra virgolette due giochi in uno. Mia sorella poi, oltre al gioco dei Pokémon, mi ha regalato anche delle calamite, adesso ve ne faccio vedere qualcuna, sono tutte tonde, questo in particolare, vabbè, ci siamo io e mia sorella, in realtà tutte le altre calamite sono sui miei gattoni, quindi per quando mi sentirò un po' sola, sentirò nostalgia di casa, potrò guardare le calamite con tutti i miei gattini, con la Cibi, con Charlie, Chico, Cersei. Da parte dei miei amici ho ricevuto invece questa confezione natalizia di Tenero, è un tesfuso, come vi dicevo prima, io sono una grande amante di queste cose, quindi fa
sempre molto molto piacere. Come ogni anno non poteva mancare una bomba lascio, questa in particolare è The Experimenter, una delle mie preferite di sempre. Già così è super bella e colorata, ma fa una vasca stupenda perché appunto super colorata, c'è del giallo, il rosa, il blu. E ha un profumo molto particolare e abbastanza intenso, quindi se non vi piacciono le profumazioni belle presenti magari potrebbe darvi fastidio. A me piace molto perché secondo me il senso, no, di farsi una vasca il più delle volte è anche di uscire veramente super profumati. Non ce l'ho qui con me, ma da Arianna ho ricevuto Pericolo in famiglia di Robin Stevens, che ho già letto, molto molto carino, è il sesto libro di una serie crime, diciamo, abbastanza soft in realtà, che vede per protagoniste due ragazze molto giovani, fra i 13 e i 14 anni, che hanno appunto una sorta di agenzia investigativa, e quindi man mano in ogni libro succede qualche cosa e loro indagano e cercano di risolvere il mistero. Questo libro in particolare era molto carino perché è ambientato a Hong Kong. Altri libri ricevuti dagli amici sono Cerchi Infiniti, Viaggi in Giappone, non so pronunciare l'autore, non ci provo nemmeno, comunque tutto sarà scritto qua sotto in descrizione. Nonostante faccia parte del catalogo Iperborea, che generalmente si concentra sui paesi del nord Europa, tratta appunto del Giappone, quindi sono veramente molto molto curiosa. E ricollegandomi a questo libro, ho ricevuto anche questo Le 36 vedute del Monte Fuji di Hokusai. Questo definirlo libro è abbastanza riduttivo, a parte la box, diciamo, super curata, bellissima, ma in pratica c'è sì un libro in cui dovrebbero essere leggermente raccontate le varie vedute, ma poi questo è in realtà un... sbaglio sempre il verso. Questo in realtà si apre, si srotola e, come potete vedere, ci sono tutte le vedute. È bellissimo, veramente stupendo. Ovviamente per guardarlo non serve solo... non è necessario srotolarlo tutto, ma lo si può anche aprire, diciamo, proprio come un libro. Diciamo che speravo di ricevere questo libro qua, quindi sono stata super super contenta quando ho aperto poi il pacco. Mi stavo dimenticando in realtà un regalo bellissimo che ho qua addosso, quindi mi ero dimenticata di mostrarvi per questo motivo qua. Si tratta di un braccialetto Thun che mi ha regalato mia suocera, con un manekineko bianco, quindi il gatto della fortuna giapponese, molto molto carino. Io di solito non porto bracciali perché mi danno fastidio, vedete, non ho mai tantissimi accessori, però questo ha una catenina veramente molto molto sottile e anche un ciondolo molto semplice, quindi non dà particolarmente fastidio, infatti praticamente non si sente addosso, forse anche questo è il motivo per cui me ne ero dimenticata. Direi che ci siamo con i regali, dovrei avervi mostrato tutto, era tanta roba devo dire. Se avete voglia fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa avete ricevuto voi per Natale, se vi aspettavate di ricevere questi regali, se ci sono state grandi sorprese. Io, come vi dicevo, sono stata veramente sopraffatta perché non mi aspettavo tutte queste cose, non mi aspettavo un Natale così, e a parte veramente i regali sono stata molto contenta e sono molto molto grata di aver passato questi giorni con i miei in famiglia, perché ne avevo veramente bisogno. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!